presidente Consorzio Agrario, presente alla millenaria fiera di Santa Lucia, condividendo direi un messaggio di base: l'agricoltura deve rinnovarsi, deve guardare a un modello sostenibile. Sì, oggi a Santa Lucia è stato espresso con forza questo messaggio, ma anche il messaggio di cosa l'agricoltura è in grado di fare, è in grado di trasmettere in senso economico e in senso sociale. Il Consorzio Agrario a Santa Lucia è presente da sempre e quest'anno ha voluto dare un messaggio ancora più pregnante, ovvero guardiamo avanti l'innovazione, le nuove proposte, traguardando quello che viene, non certo restando a discutere di quello che è il passato. Innovazione che è un punto centrale della mission, dell'attività del Consorzio Agrario. Proprio quelle fiere di Santa Lucia presenterete una macchina di cui siete concessionari esclusivi e per il quale avete curato i test, il collaudo, proprio nella marca trevigiana. La marca trevigiana si distingue sicuramente per questo grande appeal sul vitivinicolo. E qui oggi nel comparto innovazione, che è una grande proposta che fa Fiera Santa Lucia, saremo a presentare questa nuova macchina, una macchina recupero, una macchina che mira l'intervento, dedicata non solo all'attività che si fa in pianura ma anche in collina, per cui straordinaria nel proprio approccio. Io invito tutti a partecipare e a conoscere quello che è il percorso che sta facendo la tecnologia. La tecnologia sta dando delle ottime risposte e noi come Consorzio Agrario la stiamo sostenendo e certificando. Ecco, a proposito di certificazioni, allora anche un messaggio ai viticoltori della provincia di Treviso: c'è una scadenza importante e voi siete a disposizione per certificare atomizzatori, nebulizzatori, queste macchine che dal 1 gennaio 2014 dovranno essere in regola. Sì, abbiamo parlato tanto di Europa, oggi qui a Santa Lucia sicuramente l'Europa è un riferimento, ma vi sono delle scadenze già ben definite nell'area del Conegliano Valdobbiadene in primis, dai primi mesi dell'anno, cioè l'esigenza di adeguarsi alle nuove direttive. Il Consorzio Agrario si è dotato di una squadra operativa con la strumentazione, con la dotazione e presso i nostri centri si può avere tutta l'assistenza per la taratura degli atomizzatori e delle macchine rullatrici. Invito tutti a venirci ad incontrare i tecnici e a capire come affrontare questa scadenza.